Turlo, spiegaci la situazione. Siamo nel deserto e cerchiamo un'oasi. Prima c'è poi... il baroasi lì dietro. C'è il baroasi. Il signore sta andando all'oasi a prendere dell'acqua con dei secchi. Ma è un miraggio. Tutto questo non esiste. La temperatura è di 85 gradi centigradi. E siamo sul punto di fusione dell'asfalto. Buongiorno! Uomini di poche parole questi di acqua pendente. Ma soprattutto come si chiamano? Acqua pendenti, acqua pendetani, pendenti? Questa è una domanda da fare a Marcarini. Come si chiamano gli abitanti di acqua pendente? Quando la fai fammelo sapere. Acqua, che acqua pendente. Ciao. Sapere dove? Aspettavamo te che risolvessi la situazione. Insegno a Torino, abito in una città che si chiama Milano, Torino, Roma. Ho un piccolo motociclo che è Morino, non so se voi lo conoscete, che è fuori legge ma che uso. Così mi sono presentato. Questa iniziativa nasce, almeno da parte nostra, dentro un contesto che erano le celebrazioni dei 150 anni. In realtà quasi tutte le altre sono state iniziative molto seriose, dal libro pubblicato, le iniziative che facciamo tradizionalmente, che sono i nostri percorsi, insomma, questa ci pareva l'iniziativa dove era più possibile dare testimonianza di una storia e anche rapportarci un po' meglio al contemporaneo.